Ripartono i lavori pubblici a Pesaro dopo la momentanea sospensione dettata dall'emergenza sanitaria. Tra i cantieri aperti in città anche il cavalcaferrovia su Via Lamarca, che a seguito di un'accurata analisi del ponte oggi si è provveduto all'avvio della demolizione in attesa del nuovo manufatto. Un investimento di 180.000 euro per la struttura. Nei prossimi giorni partiranno i lavori per il rifacimento in tutta sicurezza. Siamo partiti finalmente con i lavori delle riqualificazione e sostituzione del ponte di Via Lamarca. Era un lavoro che era iniziato prima della tragedia del Covid-19, l'abbiamo dovuto sospendere. Una ditta del territorio a fare i lavori, quindi ci fa particolarmente piacere perché è un motivo anche questo per ricominciare a muovere l'economia. Entro la seconda settimana di giugno, fa sapere l'amministrazione comunale, la viabilità tornerà normale. Al momento la strada statale 16 resterà interrotta nel tratto compreso tra via Cavallotti e via Colbe e consigliano ai veicoli che si spostano tra Pesaro e Fano di utilizzare la strada panoramica Ardizio oppure l'utilizzo dell'autostrada. Il cantiere dei lavori del cavalcaferrovia di Via Lamarca non è stato il solo a ripartire. In città sono iniziate anche altri lavori pubblici. Abbiamo ridotto le corsie delle cavalcaferrovie dal famoso ponte a ridosso della stazione ferroviaria a Pesaro. Lì sarà un intervento di circa 430.000 euro di sostituzione dei cordoli e dei parapetti laterali. È ripartito anche il bocciodromo, ripartirà la prossima settimana il lavoro al vecchio palazzetto dello sport, stiamo completando la strada di collegamento tra Cattabrighe e Vismara, quella che noi chiamiamo strada del Famila. E anche il campo di calcio di Vismara ha ripreso il lavoro e contiamo di inaugurarlo entro il mese di giugno. Entro il mese di giugno termineremo anche la nuova scuola di Via La Marmora, quindi i lavori che sono partiti sono tanti, più tanti piccoli cantieri.